È una sfida partita in sordina qualche anno fa da un docente del liceo classico di Acireale. Aprire le porte degli istituti una volta l'anno, anche di notte, e dare ai ragazzi carta bianca affinché possano portare in mostra concretamente quanto appreso nel corso di studi classici. Una iniziativa che ha presto valicato i confini solani. La notte bianca dei licei è diventata appuntamento fisso per le scuole di tutta Italia. A Frosinone il Turriziani ad aprire le porte per un viaggio che attinge all'arte, alla fisica, alla letteratura, interpretate in chiave 4.0. Quest'anno siamo arrivati alla quota di 388 licei che hanno aderito all'iniziativa. I nostri studenti, i nostri docenti, il nostro personale da stamattina fino a stanotte appunto renderà omaggio ad una cerimonia così importante, ma soprattutto si vuole fare in modo che si presti attenzione al valore dei licei classici. Il messaggio lanciato dall'evento edizione 2017 voleva spronare i ragazzi a diffondere una cultura del rispetto e contro ogni forma di violenza sulle donne. E dalla palestra del liceo Carducci di Cassino è partito un sonoro No More. Mai più soprusi, mai più discriminazioni di genere. Un messaggio rappresentato con quadri che hanno messo in mostra i vari volti della donna. Ma non solo. Teatro, un laboratorio per estrarre il DNA in qualche semplice mossa dal succo d'ananas. E poi uno studio sulle erbe officinali che ambisce a diventare un vero e proprio manuale redatto dagli studenti del Carducci di Cassino. Qui abbiamo, insieme ai ragazzi che ringrazio, ma soprattutto gli insegnanti che hanno saputo coinvolgere i nostri studenti per dar vita a tutti questi laboratori, a tutte queste iniziative che giustamente sottendono un lavoro veramente certosino. Stiamo cercando di superare quel gap che è sempre esistito ed è stato veramente, soprattutto per i licei, un qualcosa che non ha mai avuto un consenso, solo il sapere, noi siamo, ecco, al saper fare.